Allora, siamo benvenuti ai presenti e a chi è connesso tramite internet. Stiamo al, credo, quarto incontro del carisma degli adulti di quest'anno. Stiamo parlando della Chiesa. La volta scorsa abbiamo affrontato il tema, prendo l'ultima slide, del sacerdozio comune ministeriale, cioè stiamo nella parte della sezione riguardante la Chiesa, quella che tratta della Chiesa come popolo di Dio, e abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo proprio concluso con la differenza che c'è tra il sacerdozio comune di tutti quanti battezzati e quello ministeriale proprio dei ministri ordinati. E abbiamo visto il sacerdozio comune, leggo testualmente la sintesi della slides, è la partecipazione al sacerdozio di Cristo proprio di tutti i battezzati, che abilita alla ricezione dei sacramenti, alla preghiera e all'offerta di se stessi e di tutte le attività della vita come sacrificio a Dio. Mentre il sacerdozio ministeriale, che è proprio dei ministri ordinati, è una partecipazione particolare al sacerdozio di Cristo che abilita ad agire in persona Cristi, quindi per amministrare i sacramenti, offrire il sacrificio della messa, offrire a Dio i sacrifici dei fedeli e pregare per la santificazione altrui. Quindi, diciamo, se uno volesse fare una sintesi, il sacerdozio comune è per la santificazione propria, quindi io ricevo i sacramenti per la mia santificazione, il sacerdote ministeriale amministra i sacramenti per la santificazione degli altri, quindi è questo sacerdozio essenzialmente ordinato al bene altrui. Ecco qual è la differenza fondamentale. Questo discorso chiaramente va approfondito perché in primis in relazione a tutti i sette sacramenti della nuova alleanza che ogni fedele può ricevere, e per oggi volevo approfondirlo in particolare in relazione ai sacramenti che si possono ripetere, che sono i sacramenti della confessione e dell'eucaristia, che sono quelli dai quali più di ogni altra cosa dipende la nostra santità. Allora, il battesimo... Cos'è il sacramento del battesimo? Il battesimo rende capaci di professare il culto cristiano, rende figli di Dio, sappiamo dal catechismo, ci toglie il peccato originale, ci infonde la grazia e obbliga a professare la fede. La cresima perfeziona il legame con la Chiesa, sapete che la cresima è amministrata sempre o dal vescovo o da un suo delegato, perché il vescovo rappresenta e la successione apostolica all'interno della diocesi, no? Il vescovo è nella diocesi quello che è il papa per tutta quanta la Chiesa, il vicario di Cristo nella diocesi, quindi il legame proprio con la Chiesa fondata sugli apostoli, per questo che la ministra lui. C'è un'effusione particolare dello Spirito Santo che viene invocato dal vescovo il giorno della cresima, sapete che la cresima è una sorta di attualizzazione della Pentecoste, quindi come lo Spirito Santo scese sugli apostoli il giorno di Pentecoste per renderli appunto capaci di annunziare il Vangelo, così scende sul cresimato per confermarlo nella fede che lui stesso professa dopo che nel battesimo l'hanno fatto i padrini, e per renderlo capace di testimoniarla in pubblico e di difenderla. E quindi c'è un obbligo ancora più grave di rendere testimonianza a Cristo con la vita e con la parola. Ecco. Per quanto riguarda l'Eucaristia, il sacrificio eucaristico, adesso poi lo approfondiremo, i fedeli, insegna la Chiesa, concorrono in modo proprio all'offerta della vittima eucaristica e offrono se stessi e si cibano anche dell'Eucaristia. La penitenza, come vedremo tra pochissimo, è il sacramento per mezzo del quale si ottiene la remissione delle offese a Dio e la riconciliazione con la Chiesa ferita dal peccato di ciascuno dei suoi fedeli. Questo punto in particolare, ci dico due parole adesso, fu San Giovanni Paolo II che lo approfondì molto molto bene. Cioè, come vedremo più avanti, quando poi tratteremo il tema abbastanza delicato della santità della Chiesa, perché oggi che la Chiesa sia santa non ci crede quasi nessuno, però la Chiesa è santa. Tuttavia, i peccati dei singoli membri della Chiesa, oppure dei ministri della Chiesa, non lascia la Chiesa indifferente. Purtroppo ha il suo peso specifico, perché purtroppo ne offusca l'immagine, può scandalizzare, quindi può essere un ostacolo per la fede, e comunque fa del male oggettivo a tutto il corpo ecclesiale.
San Giovanni Paolo II scriveva nella Reconciliazione e Penitenzie che pure un peccato di pensiero commesso dall'ultimo dei battezzati produce un male che riverbera su tutta la Chiesa. Pensate un po' ai peccati più grossi, insomma, e più pensate quando si tratta poi di un pubblico scandalo, insomma, no? Bene, l'unzione degli infermi serve per ottenere da Dio sollievo e salvezza e la forza di unirsi alla passione e morte di Gesù, offrendo il dolore e accettando la morte. Questo sacramento, che oggi è uno dei i sacramenti, oggi sono tutti abbastanza in crisi. Non mi vorrebbe da fare una piccola predicozza che sembra da parroco, però è così. Cioè, i sacramenti sono il più importante mezzo di santificazione che ci abbiamo, e quello meno oggi utilizzato e peggio utilizzato, perché i sacramenti sono utilizzati purtroppo poco e male. Io racconto sempre questa esperienza di vita, da quando sono prete avrò fatto 200 funerali, ci sono arrivato, sicuro, mi tengo basso, insomma. Ma l'unzione degli infermi, se ne ho fatte 20, forse 25, siamo intorno al 10%. Non arriviamo al 15%. La grande maggioranza delle persone muore senza l'olio santo, e quasi sempre la motivazione alla base è: bisogna chiamare il prete, perché se poi chiami il prete poi si mette paura e capisce che è ora di morire. Sì, quindi, però sto sacramento, cioè io per esempio c'ho una, cioè, non c'è stata tanto da dire, è ancora viva la figlia di questa persona, perché uno degli effetti accidentali del sacramento dell'unzione degli infermi, che non è il motivo principale per cui si deve ricevere, ma c'è pure quello, è il recupero della salute. Mia madre, quando l'abbiamo fatto, ha vissuto altri 20 giorni, 25. È poco. Stava, sì, è poco. Perché non gliel'ho fatto io? Perché di lì, cioè, uno a cui l'ho amministrato io ha vissuto altri 2 anni. Allora, questo non me lo dico. C'è qualcuno qui che lo sa, perché conosce. Allora, cioè, voi sapete che un prete diventa un po' come il medico, no? Quindi quando io vedo una persona che è quasi arrivata alla morte, ormai sono abituato, d'accordo, no? Mi chiamano per darsi sacramento, addirittura in ospedale, quindi una delle pochissime volte che mi hanno chiesto sempre fedeli, chiamate anche alle 3 di notte, perché per il sacramento non sono degli infermi, è peggio ancora che per la confessione, non ci stanno gli orari, no? E questi, insomma, mi chiamano, era arrivato, dico, questo tempo 48 ore facciamo il funerale. Questo si è ripiato, non è campato 20 giorni, è campato altri 2 anni. Ma è uscito dall'ospedale, è stato benissimo, d'accordo? Quando poi si è riaggravato 2 anni dopo, hanno richiamato, dico, ma che vogliamo fare? Perché il sacramento si pure ripete, no? Cioè, per dire, ho avuto alcune rare belle esperienze con questo sacramento, per esempio qualcuno che mi ha chiamato apposta, molto per tempo, quindi oltre che al sacramento ho potuto fare la confessione, gli ho dato il viatico, ma è una minoranza, la maggioranza delle persone arriva, ed è un grande peccato, insomma, perché c'è una differenza abissale. Cioè, se uno legge anche la geografia, gli scritti dei santi, voi sapete che dentro la storia della Chiesa ne sono sicuramente successe di belle storie. Ci stanno, insomma, delle esperienze, insomma, circa l'efficacia di questo e l'importanza di questo sacramento molto molto forti, tipo qualcuno, insomma, che si è scappato dall'inferno, insomma, perché sapete che uno degli effetti che si disquisisce, insomma, ma molto seriamente possibile, dell'unzione degli infermi è la remissione delle colpe che abbiamo dimenticato. Adesso noi vedremo, quando adesso tra poco facciamo la confessione, c'è qualcuno di voi è capace di ricordarsi tutti i peccati, ma proprio tutti quelli che ha commesso in vita? Questo è impossibile per 2 motivi. Primo, perché la nostra memoria è limitata. Secondo, perché noi facciamo molte cose, adesso lo vedremo, che sono sbagliate agli occhi di Dio, ma di cui non ci rendiamo conto. Però il fatto che noi non ci rendiamo conto non toglie quella cosa, è comunque sbagliata agli occhi di Dio e male produce, cioè alla nostra anima bene non gli fa. Il peccato, adesso lo vedremo, non è cioè uno proprio dei termometri di come una persona, non voglio farlo venire prima del tempo del Vangelo di questa domenica, no, si sta convertendo, il Vangelo di questa domenica parla della conversione, se capisce che il peccato è una cosa oggettiva,
non tutti lo capiscono questo qui. Cioè, tu puoi anche, tu sei liberissimo di dire, come dice un sacco di gente, questo è peccato, secondo me non è niente di male e io lo faccio lo stesso. Rientra nella nostra libertà poter fare una scelta del genere. Il problema è che, pur essendo rispettabilissima la tua opinione, se quella cosa è male, quella cosa male produce. Non è che il tuo non ritenerla tale ne cambia la qualifica, no? No, non abbiamo questo potere. Ecco, sapete che quando si parla, si dice che l'uomo oggi se pensa di essere il padre eterno, ma tutti quanti i più grandi scienziati di questo mondo non sono capaci di creare un moscerino, uno. La scienza non crea nulla di nuovo, trasforma e rielabora quello che c'è, perché l'attività creativa in senso stretto è proprio di Dio solo. Tutti quelli che si pensano adesso i padri eterni, con le fecondazioni artificiali, con la clonazione. Ma la clonazione è un processo che tu puoi fare perché sei capace di estrarre il nucleo da un ovulo, d'accordo? Se no tu non fai nessuna clonazione, cioè non è che tu crei un uomo dal nulla, d'accordo? Anche se i medici che fanno queste cose si pensano di essere i padri eterni in terra, d'accordo? Quindi la realtà oggettiva non è qualche cosa su cui l'uomo ha potere. Quando Einstein diceva che nulla si crea e nulla si distrugge, e questo da parte dell'uomo è verissimo, da parte di Dio no, ma da parte dell'uomo sì, non abbiamo nessun potere, nessuno. Ecco, quindi questo vale anche per quanto riguarda il male. Quindi se tu non ricevi un sacramento, liberissimo di non riceverlo, ma tu c'hai degli effetti positivi legati a quel sacramento che non ti arriveranno e la tua vita andrà peggio. Il problema di tutte queste cose, il mondo della fede, il mondo dello spirito, è appunto un mondo spirituale, non si vedono alcune cose, però se ne sentono gli effetti. Quando una persona sta male a livello interiore, sicuramente la sua anima non è così con quello che Dio vuole, 100%. E il motivo più profondo per cui sta male non è che gli è venuta la depressione, non è che il marito la tratta male, che il nonno gli ha fatto quest'altro, che il figlio si droga. No, il motivo profondo è questo: che l'uomo di oggi non ci creda, quindi che trovi tutte altre terapie, che si sia inventato 100 miliardi di cose per dare spiegazioni che un tempo erano chiarissime in base ad una fede vissuta, liberissimo di farlo, d'accordo? Però i frutti di questo nostro bel mondo si vedono, insomma, quali sono, insomma, in giro, sotto tutti i punti di vista, no? Stamattina con qualcuno dei presenti parlavamo dell'arte moderna, cioè l'arte moderna non è arte, è sgorbio. Siccome qui stiamo in una bellissima chiesa d'arte, cioè dov'è l'arte? Arte moderna? Io con tutto il rispetto non voglio offendere nessuno, insomma, ma penso che... Cioè, dice, abbiamo anche un critico d'arte, quindi è meglio che mi sto zitto, se no vado in un argomento pesante. Però insomma, vabbè, chiusa la disquisizione. Il matrimonio è il segno dell'unione feconda tra Cristo e la Chiesa, per amarsi, santificarsi vicendevolmente, accogliere ed educare i figli, costituire una vera chiesa domestica. Il matrimonio è un altro sacramento molto importante, anche questo purtroppo oggi variamente volte messo in crisi, e anche qui in maniera, come dire, nella stragrandissima maggioranza dei casi inconsapevole, cioè non si coglie più il senso del matrimonio sacramento, no? Ecco, l'unica spia, io dico sempre ai ragazzi che mi fanno tanta tenerezza, perché quelli convivono da anni, poi vanno tranquillamente a sposarsi, ma poverini, non, cioè, sono figli del nostro tempo, quindi la vedono come una cosa normale. Io dico, per carità, io non te voglio ti comprendo, nel senso che viviamo in un contesto culturale differente, no? Tu ti sono sempre fatte una domanda di fondo. Poi ogni tanto uso una battuta di un vecchio film di Carlo Verdone, no? Allora, non so se vi ricordate, che l'avete visto in viaggio con papà, quando a un certo punto fanno la truffa che dovevano fregarsi i soldi, a un certo punto dice, senti, vabbè, dobbiamo fare, togliergli la pizza. Dice, come togli la pizza? Ma tanto la pizza non serve a niente, toglila. Dice, ma se il padre eterno l'ha creata,
servirà qualcosa la pizza, quindi che pensavo la togli, no? Allora dico scusa un attimo, se il nostro Signore ha istituito un sacramento che è il matrimonio, fa le cose inutili il nostro Signore, cioè anch'io ho dovuto comprendere tante cose, no? Perché tu dici, a che serve il matrimonio? Gli uomini si sono sposati da sempre, cioè, esistono matrimoni civili, sono sempre esistiti, nel diritto romano c'è un bellissimo diritto di famiglia, il diritto romano, cioè, approvava il divorzio, insomma, ma molte cose c'erano, i figli nascono solo nel matrimonio, direi di no, insomma, ci sono personaggi molto famosi di vario livello che si vantano da avere, quindi per fare figli non ci serve il matrimonio, per realizzare un'unione tra un uomo e una donna, non è indispensabile. Allora, sto sacramento del matrimonio, non lo dico qui perché sennò poi tolgo lavoro a chi fa i corsi prematrimoniali, a che serve? A qualcosa dovrà pure servire, no? Ecco, quindi è importante che noi abbiamo anche questa, come dire, ricerca interiore, no? Perché o è una farsa o il nostro Signore fa le cose inutili, ecco, questo sembrerebbe un pochino strano perché Dio non può fare le cose inutili se ci credi che è Dio, oppure c'è qualcosa che forse mi sfugge e che devo un attimo riscoprire come in tante altre cose, no? Poi ancora, bene, l'ordine sacro, che comunque è quel sacramento per mezzo del quale si diventa, si è costituiti pastori della Chiesa, si partecipa del sacerdozio di Cristo per appunto custodire e pascere la Chiesa di Dio con la grazia e la parola di Dio. Ora, la cosa molto importante è comprendere bene come si usano i sacramenti che si possono ripetere, perché come accennavo, i sacramenti sono la cosa più importante che Cristo ha fatto, perché adesso oggi beato chi ha la pazienza e la grazia, ecco, in diretta o reale o streaming, di ascoltare gli incontri di formazione, sono sempre molto molto importanti, perché la conoscenza precede sempre l'azione. Però mentre la conoscenza ti smuove l'anima, ti smuove la coscienza e ti orienta verso il Signore, i sacramenti ci comunicano l'opera di salvezza che il Signore ha fatto realmente, d'accordo? Quindi mentre noi dobbiamo essere certamente motivati, perché dal Signore ci si va se ci si crede e se ci si vuole andare, non ci si va per forza, e a questo serve la formazione, la predicazione, eccetera. Però il compimento, d'accordo, è il sacramento. Cioè, tutte quante le persone, che per grazia di Dio non sono pochissime, che mi ascoltano anche via web, a me la cosa più bella che mi possono dire è: padre, dopo che ho sentito alcune cose, ho capito, mi sono confesso, ho fatto una bellissima confessione. Benissimo, d'accordo, perché Leonardo può parlare pure in cinese, d'accordo, ma Leonardo non è Gesù Cristo, d'accordo? Non è che ti salva Don Leonardo, cioè Don Leonardo, il senso del suo parlare è: vai dal Signore e fatti salvare da Lui, e il Signore ti salva attraverso i sacramenti. Dice: padre, non mettevo mai piede in chiesa e adesso non mi sono perso una messa manco la domenica. Perfetto, benissimo, non capivo niente di quello che fosse la comunione, adesso cerco di vivere in grazia di Dio. Cioè, no, grazie a Dio, tantissime di testimonianze di questo genere, perché a questo serve, perché il Salvatore è Gesù. E uno scopo fondamentale della predicazione è far comprendere l'importanza dei sacramenti. Cioè, adesso noi vedremo che la confessione, per esempio, sono dei momenti in cui la legge della Chiesa, per andare incontro ai propri figli, dice: guarda che in questi due contesti la confessione sarebbe obbligatoria, però anche lì sarebbe obbligatoria. Se tu non sai che andai a dire il confessore, che te confessi? Oppure, se tu non c'hai nessunissima voglia, d'accordo, di cambiare vita, le croci dei parroci, no? Sapete, più o meno tutti ricordano dal catechismo che più o meno a Pasqua bisognerebbe confessarsi. Beh, allora, vi racconto la storia di un parroco, non io, d'accordo? Tu sei parroco, fai la confessione di Pasqua nella parrocchia e magari a Pasqua te si fa vicino una faccia che un'altra volta che la vedi sono due, poi dice: questo, io mi sono parrocchiano, sto venendo a fare la confessione per Pasqua. Dice, tutto contento, dice: ah, che bello. Dice, però se un'altra volta che lo vedi sono due, mettiamo che tu sono 2 o 3 anni che stai dentro la parrocchia, tu ti puoi rifugiare fino a quando non te lo dice, andrà messa in un'altra parrocchia, d'accordo? Non dobbiamo sempre pensare in bene. Se Dio non voglia dovesse dire che sono 2 o 3 anni che un'altra volta che io sono due, perché
è allergico alla puzza dell'aceto, dici benissimo, bene figliolo, però mi raccomando che da oggi in poi ci facciamo passare l'allergia, perché confessione vuol dire richiede il pentimento, il cambiamento. Supponiamo che sì, fino alla confessione passano 2 anni e dopo una nuova sparizione si ripresenta alla confessione di Pasqua 2 anni dopo. A che volevo fare? E poi ti dice le stesse cose e gli stava, carissimo amico, cioè si creano delle situazioni, cioè che uno si confessa in questo modo, ma che te confessi a fare? Oppure poi ci sta la categoria comprensibile delle mamme devote, preoccupate, pigliano sti buoni figli anche e li portano quasi a confessarsi, quasi a calci. Allora, per carità, la confessione è un sacramento importante, però io ogni volta a qualche santa mamma gli devo dire, dico, non me lo porta a calci, perché se questo entra in confessionale e mi guarda in faccia e non mi dice una parola, ma io gli aggiarisco, cioè gli può andare a far fare proprio pure una brutta esperienza, perché capito, tu entri in confessionale, più o meno ti ricordi che la confessione dovrebbe finire con il prete che ti dice ti assolvo i tuoi peccati, no? Ma se tu mi guardi in faccia, non mi dici manco che hai detto una bugia, non dico una sola, mi basta che mi dici che hai detto una bugia, una, almeno te posso alzare le mani per dirti ti assolvo, ma se non mi dici manco che hai detto una bugia, ma da che ti assolvo, dall'aria fresca? Quindi si creano delle situazioni, capito, imbarazzanti, nel senso che è un sacramento importantissimo. Lo chiamano uno dei sacramenti in crisi, ma tanti che i sacramenti secondo me sono in crisi tutti quanti, perché guarda, il battesimo è in crisi, perché io scherzo adesso, l'età media del battesimo è simile a quella del matrimonio, io scherzo un po', nel senso, battesimi a 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, io ho fatto un battesimo del ragazzino, una ragazzina, mi ricordo, di 4 o 5 anni, che quando gli mettevo l'olio gli diceva, ma tu perché prete mi ungi il petto? Quando gli ho messo, l'ho battezzato, dice, perché adesso mi hai bagnato la testa? Quindi così, no? Altri che dicono che non bisogna battezzare il figlio perché quando è grande ci pensa da solo, d'accordo? Poi altri grandi che vanno a chiedere alle parrocchie di sbattezzarsi, quindi sta diventando un problema questo qui, sicuro. Urca. Sì, le curie stanno tutti quanti, ecco. Poi la confessione, non vi dico. La cresima. Ma appunto. Funzione degli inferni, lo certo non dice quasi nessuno, il matrimonio è in crisi. L'unico sacramento che purtroppo è meno in crisi, e dovrebbe essere quello più in crisi di tutti, tra virgolette, perché prima di accostarci si bisognerebbe pensarci 100 volte, è la comunione, perché oggi a fare la comunione ci vanno tutti. E gli unici crocifissi della situazione, ma anche qui scherzo, ma io a volte, guardate, come diceva buon'anima di mia madre, romana di Roma, dice, se piagne, se ride per un piagne, d'accordo? Gli unici crocifissi sono le situazioni matrimoniali irregolari, allora i conviventi non possono fare la comunione. Come possono la comunione, i divorziati degli sposati non possono, questi poveracci hanno come unica, tra virgolette, colpa il fatto che fanno un peccato che è pubblico, che tutti lo sanno, ma vi assicuro io da prete che di molte persone che si alzano a fare la comunione, molte più della metà farebbero bene a stare sedute, solo che la differenza che c'è è che non hanno fatto nessun peccato pubblico, quindi se il parroco li vede, che ne so questo che gli frulla per la testa, d'accordo? Se sarà confessato, non si sarà confessato, ci avrà il confessore altro, boh, punto interrogativo, boh. E è un problema grosso. Allora, questo sacramento è ordinato alla remissione dei peccati mortali commessi dopo il battesimo. Che significa? Significa che in via ordinaria, se uno ha commesso anche solo un peccato mortale, anche qua, quando sentiamo dire peccato mortale, c'è via subito un colpo e comincia a pensare peccato mortale, avrò fatto un omicidio, avrò svaligiato una banca, avrò fatto un sequestro di persone, cioè molte volte c'è l'assimilazione di peccato mortale a reato. Allora, quasi tutti i reati sono peccati mortali ovviamente, ma i peccati mortali sono più dei reati, d'accordo? Perché anche cose che nella coscienza civile, tu se uno è andato a messa la domenica, mica dici quello è un criminale, assolutamente, insomma, no? O se uno ha commesso un atto impuro per debolezza, mica un criminale, insomma, no? Cioè, se è un violentatore del prossimo, per carità, che capite? Però queste cose sono peccati mortali, d'accordo? Dentro
l'ambito della rivelazione e della dottrina della Chiesa. Se c'è un sacramento, significa che in via ordinaria, per avere la remissione di quel peccato, per avere la cancellazione di quella colpa, devi usare il sacramento. È chiaro che in circostanze straordinarie Dio, diceva San Tommaso, usa ordinariamente i sacramenti, ma no, non ha le mani legate. Quindi supponiamo caso che una persona in un certo momento della vita si converte, dice no, devo andare più presto a farmi una confessione come Dio comanda, e si pente veramente delle cose che ha fatto, quindi con intenzione di cambiare vita, e muore prima che sia potuto andare a confessare, non si può pensare che quella persona vada all'inferno, d'accordo? Perché non è che non si è voluta confessare, non si è potuta confessare. Oppure altro caso, magari il caso da scuola, no? Entra in una chiesa, cerca il confessore, non lo trova, esce dalla chiesa e casca un colpo in testa, è morto. È evidente che il nostro Signore supera il problema sacramentale, no? Come persone che hanno gli scrupoli, mi ricordo ogni tanto mi chiedono, dice padre, sono andato alla messa vespertina la domenica sera, il parroco ha avuto l'idea di non dirla questa domenica, così, perché mi andava, e ho provato un'altra chiesa, diciamo ora prima, e sono rimasto senza messa. Quello non ha fatto peccato mortale, d'accordo? Perché quello non è che non c'è andato, c'è andato e non ha partecipato alla Santa Messa per circostanze strane alla sua volontà, no? Quindi il peccato si trova nella volontà. Che cos'è un peccato mortale? Un peccato mortale, ci ricorda il Catechismo, è appunto una trasgressione grave della legge di Dio, commessa con piena avvertenza. Piena avvertenza significa che tu devi essere consapevole che quella trasgressione è una mancanza grave alla legge di Dio, e con deliberato consenso, quindi di averla commessa volontariamente, quindi sapendo che questa cosa è una trasgressione alla legge di Dio, io la commetto lo stesso. Gli esempi oggi sono, allora, nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge proprio che la materia del decalogo ordinariamente obbliga gravemente. Certo che ci sono alcuni comandamenti, per esempio non rubare. Se tu rubi 2 centesimi al prossimo, non si devono rubare 2 centesimi al prossimo. Però 2 centesimi al prossimo, secondo me è peccato mortale. No, data, diciamo. Certo, se rubi 2 euro a un barbone, a un poveraccio, in ragione della qualità soggettiva del barbone, quello con cui guerri si compra panino, è una cosa grave, ma non per la quantità, ma per le circostanze soggettive, no? Quindi ci sono, anche qui San Giovanni Paolo II, degli atti che sono sempre gravi di per se stessi. Per esempio sul quinto comandamento bisogna stare sempre molto molto attenti, e non soltanto se ammazzi una persona, ecco qui si è un pochino leggeri oggi, no? Cioè, per esempio l'insulto nei confronti del prossimo, quando l'insulto, cioè, l'insulto non è una cosa da niente, specialmente quando l'insulto è volgare, non è un peccatuccio, anche se molti lo considerano un peccatuccio. Oppure lo sparlare, il togliere la buona fama al prossimo, no? Oggi sport molto molto, voi sapete che, ma questo anche da un punto di vista civile, non soltanto, cioè il diritto alla buona fama ce l'hanno tutti, anche le persone cattive, anche le, capito? Non è che se una persona ha fatto qualcosa di male, io ipso facto sono legittimato ad andare in giro, assolutamente no. Non c'è bisogno del Vangelo di Gesù che ti dice tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro, no? Quindi, sia per quanto riguarda i peccati nei confronti di Dio che i peccati nei confronti del prossimo, la prima cosa fondamentale da fare è una buona formazione. Per esempio, sono fatto catechesi, perché oggi, è come dire, la coscienza oggettiva del peccato è fondamentalmente smarrita. È inevitabile che sia così, perché la nostra società, e questo non ci vuole tanto a, cioè io ho studiato la legge, mi ricordo quando studiavo giurisprudenza, nel codice penale, cioè ci sono gli articoli, per esempio una volta l'aborto era un reato, adesso l'aborto non è un reato, è un diritto nell'ordinamento giuridico italiano. La bestemmia era un reato contravvenzionale, ma era un reato del codice penale, adesso non lo è più. L'adulterio era un reato. Cose che sono religiosamente tuttora significative erano comunque parte della cultura, capite? Cioè, a me mia mamma, che era romana di Roma,
non era siciliana di Corleone che ha il naso a tutti un po' gelosi, capito? Ma mi raccontava che era cura di mio nonno, la figlia femmina, doveva essere custodita integra, e guai al padre che non faceva, ma mio nonno, cioè a Roma, capito? Quindi non, ripeto, non è che mia madre è come, figlia di Matusalemme, quindi è vissuta nel 1600, mia madre era nata nel 1930, potrebbe essere tranquillamente ancora viva e vegeta e collegata in diretta se fosse via, sentisse il figlio che parla del catechismo, no? Quindi poi il Signore se l'è chiamato qualche anno fa, quindi adesso non esistono più queste cose, quindi noi oggi abbiamo un gap tra la cultura che viviamo e anche quello che vediamo, no? Cioè, io voglio fare adesso il bacchettone, però quando vedevo un po' di più la televisione, certi modi, insomma, di fare certi programmi, i cosiddetti talk show, oppure c'erano quelli dove chiacchieravano tutti quanti, quelli su Canale 5, come si chiamano, Amici, dove cominciano a mettere tutto quanto in che in pubblico cominciano a dire ah, quello è cattivo, ah, quello ha fatto bene, quello ha fatto male, cioè sono tutte quante modalità, insomma, che non, da un punto di vista relazionale, con questa moda anche andare a portare i fatti propri, ci serve la televisione, ora abbiamo Facebook che lì praticamente diventano tutti quanti ostentatori pubblici degli affari propri, cioè a volte anche molto molto delicati. So che mi pare di aver visto che pare che sia uscita qualche legge che so che fanno qualcosa ai genitori che mettono le foto dei figli su Facebook, dico, meno male, insomma, ho letto qualcosa nei giorni scorsi. Non so se è una fake news, come la chiamano, ma dico no, cioè alcune cose. Vabbè, quindi il problema della formazione della coscienza oggi è un problema grosso. E perché appunto, cioè, capite, noi rischiamo di porre in essere tutta una serie di comportamenti balordi senza rendercene conto, ovviamente. Quindi siamo soggettivamente scusabili, perché peccato mortale, se non c'è la piena avvertenza, non è imputabile alla persona, questo bisogna capirlo bene, come peccato mortale, d'accordo? Però San Tommaso dice, però se l'ignoranza è colpevole, è crassa, cioè se tu proprio nella vita non hai fatto neanche lo stretto indispensabile per andarti almeno un minimo a documentare, a informarti, quantomeno per confrontarti, cioè dico vabbè, non voglio fare il pecorone, no, perdonatemi, non è che mi voglio prendere tutto quanto, però voglio sapere, secondo l'insegnamento della Chiesa, cosa è bene e cosa è male, e poi decido io. Già questo sarebbe qualcosa, insomma, però almeno c'è un confronto oggettivo, d'accordo? Perché se non c'è manco quello, cioè non possiamo noi, con una coscienza esclusivamente formata sulla base della cultura attuale, come dire, stare tranquilli. E ricordate un'esperienza molto importante, questa la dico sempre, nonostante tutto questo, siccome comunque Dio parla al cuore di ogni fedele, a tutti, io questo l'ho riscontrato in me, quando tu fai qualcosa che non va, anche se non lo sai, se non hai fatto il catechismo, se non sai che quella cosa è peccato, io questo poi me ne sono accorto, io personalmente, quando formandomi, ho preso coscienza di alcune cose che magari facevo quando ero giovane, non andavano bene davanti a Dio, e però chiaramente no, a quei tempi non mi rendevo conto, è vero che non mi rendevo conto, però onestamente con me stesso, ripensandoci, non mi rendevo conto bene, però io dentro di me lo sentivo che c'era qualcosa che non va. Io lo chiamo il campanellino che suona. Quindi generalmente noi non è che la coscienza non ce l'abbiamo più, e nella coscienza di ogni fedele Dio ci parla, soltanto che oggi è sollecitata con una montagna di informazioni contrarie o distorte, e per cui diventa poi difficile raccapezzarci. Quindi questo è assolutamente una cosa. Già Pio XII si lamentava ai tempi suoi che i fedeli stavano smarrendo la coscienza del peccato, e parlava negli anni 50. Sono passati 68 anni oggi, sono con tanta acqua, insomma, passata sotto il mulino. È veramente un problema. Allora, il ministro della penitenza è il sacerdote, però il sacramento della confessione è amministrato dal sacerdote. Ma la parte principale della confessione non la fa il sacerdote confessore. Lo chiamo sacerdote confessore perché il sacerdote, anch'io, spesso e volentieri sto dalla parte del penitente, perché prima è confessore, il sacerdote è penitente come tutti. Ecco.
te. Però il sacerdote confessore ha un ruolo abbastanza limitato, perché ascolta, riceve la confessione, che deve essere ben preparata dal penitente, gli rivolge qualche parola di esortazione, valuta se ci sono le condizioni per poter assolvere il penitente, ma questo, a meno che non sei come Padre Pio, non emergano cose gravi in confessione, è molto difficile farlo. Quindi ordinariamente la confessione si conclude con l'assoluzione, a meno che non ci siano delle cose gravi oggettive, e poi dà la penitenza. Però se la confessione è fatta bene o fatta male, che attenzione, la confessione noi la facciamo davanti al sacerdote come ministro, ma la facciamo sotto gli occhi di Dio. Ecco il passaggio di fede, cioè sapete che gli italiani sono sempre tutti un pochino furbetti, nel senso, col fisco, a scuola, quindi si può non dire tutto. Il problema è che con il nostro Signore sta cosa non funziona, capito? Allora, se io non dico tutto davanti al sacerdote perché mi vergogno, oppure dico no, non so, io dico questo, ma chissà che penitenza mi dà, chissà che mi dice, il sacerdote non lo sa, a meno che non sia come Padre Pio, per questo che Padre Pio, sapete che Padre Pio faceva la strage, faceva coraggio, cioè usciva, se uno usciva dal confessionale di Padre Pio diceva ma assolto, avete visto, no, c'erano i boati, come quando all'università c'erano i professori che bocciavano tutti, no? Uscì, bocciato, c'è uno promosso, come quando segna la cosa, no? Da Padre Pio era così, usciva, via, assolto, boom. Ma non è che Padre Pio faceva il Cerbero. Padre Pio, e questo era un grande bene per le anime, una grande croce per lui, perché poverino, Padre Pio aveva dei doni straordinari, nel senso che aveva il dono della scrutazione dei cuori, cioè lui leggeva dentro i cuori delle persone, quindi, che è un potere totalmente divino. Quindi sapeva se tu non gliel'avevi cantata tutta, oppure se anche gliel'avevi cantata tutta, se non eri veramente pentito. Perché gli atti del penitente, adesso li vediamo, sta già, sì, che si chiamano la quasi materia del sacramento della penitenza. Voi sapete, no? La materia di un sacramento è la condizione di validità del sacramento. Vi faccio subito un esempio. Se io celebro la messa, secondo voi, con i biscotti e con la Coca-Cola, mi sono impazzito, sono finite le ostie, è finito il vino, dico, mo che faccio? Mo più due crackers e più la Coca-Cola, tanto andrà bene lo stesso. Lo posso fare secondo voi? Non è che non lo posso, cioè io posso pure fare la messa e pronunciare le parole della consacrazione, ma i crackers e la Coca-Cola non ci diventano corpo e sangue di Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo ha scelto pane azimo e vino di uva, e non è nella mia disponibilità cambiarli. Quando San Giovanni Paolo II risolse la questione delle famose donne prete, voi sapete che nella chiesa anglicana ci stanno le donne prete, ma quelle non sono preti. Perché il discorso è questo qui, il problema è questo: se l'individuo battezzato di sesso maschile è un requisito per diventare prete, d'accordo? E così è, per libera scelta di nostro Signore Gesù Cristo, e una delle prove più schiaccianti di questi è che la Madonna non è stata unita al collegio dei 12 apostoli. Allora, secondo voi esiste creatura che più della Madonna poteva celebrare la messa? Cioè, per celebrare la messa, infatti io mi devo mettere sotto terra, sapete che Sant'Ignazio di Loyola è stato ordinato prete, dopodiché non mi ricordo, credo che per un anno non ha celebrato la messa da prete, perché doveva prepararsi, e dovrebbero fare tutti così, tutti, perché nessuno può salire all'altra, cioè ci vorrebbe una tale, neanche un angelo potrebbe celebrare la messa, per quanta purezza che ci vuole. Per cui noi poveri preti, io poi dico, chiudiamo gli occhi, andiamo lì, ma speriamo bene, speriamo, d'accordo? Perché tu ce l'hai mai, Gesù Cristo, tu stai prestando l'umanità a Gesù Cristo che rinnova il sacrificio della croce, come vedremo, non so se oggi nella prossima slides, capito? Chi ci può andare a fare quella cosa lì? Nessuno. Allora, ma chi più della Madonna, l'unica che potrebbe farlo in senso assoluto, che si potrebbe azzardare, è la Madonna. La Madonna mai celebrato la messa? No. E Gesù non aveva paura di fare scelte controcorrente, perché ci dice il Vangelo di Luca che Gesù aveva nel gruppo dei discepoli delle donne, delle donne discepole, c'era Maria Maddalena, c'era la moglie dell'amministratore, c'era Susanna, quella delle nozze di Cana,
c'aveva la moglie di Cusa, amministratore di Erode. E quindi, che vogliamo fare? A quei tempi era proibito ad un rabbino, proibito tassativamente, di avere una donna al suo seguito, tassativamente, perché le donne purtroppo contavano meno che nulla. Quindi non è proprio possibile che tu fai una cosa del genere. Gesù le ha rotte queste cose, d'accordo? Ma non questa. Allora, che significa? Cioè, se Dio non voglia, non succederà nella Chiesa Cattolica, ma se un Papa si impazzisse e dovesse dire ordiniamo le donne, sarebbe un guaio, perché tu te trovi che se io mandassi a confessare da una donna prete, quella non amministra un sacramento, mi sono fatto una chiacchierata. Quando dici io ti assolvo dai tuoi peccati, non sono assolto, perché quella non è prete, capito? Se celebro la messa, mi vado a mangiare un pezzo di pane e bevo un sorso di vino, non c'è nessun sacrificio di Cristo, non c'è nessuna presenza reale. Sta cosa non si può cambiare. Non è che dici ah, sono retrogrado, non sono retrogrado, voglio aprirmi, non voglio aprirmi. È così, capito? Allora, applicato alla confessione, così capiamo subito, se la confessione non è integra, cioè il penitente, quello di cui è cosciente chiaramente, non te la racconta tutta, ha voglia Dio ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quella persona non è assolta, perché Dio, che vede il cuore e sa che quella persona volutamente ha nascosto qualche peccato, o perché si vergogna, o perché c'ha paura, oppure perché pensa che non è peccato, allora tu sei liberissimo di pensare che una cosa non è peccato, d'accordo? Perché Dio non ti costringe. La conversione è un atto volontario, umano e consapevole, cioè tu liberamente, volontariamente, confrontandoli, devi accettarle alcune cose. Però se entri in confessionale non puoi dire scusate, io sono andato a prostitute, ma io non c'è niente di male, io sono essere umano, è uno sfogo dei sensi, né nessun peccato per me. Tu se vuoi pensare questo, tienilo per te. Ma è chiaro che dentro il contesto della confessione non puoi dire una cosa di questo genere, perché se pensi una cosa di questo genere sei rispettabilissimo, ma non puoi essere assolto, perché andare a prostituta è peccato mortale, d'accordo? Non se lo fa. Ecco, quindi o lo riconosci come tale, lo dici e ne sei pentito, non è che esci dal confessionale e ricominci come prima, oppure la confessione è nulla, non solo è nulla, è sacrilega. E che succede? Che esci dalla confessione peggio di come sei entrato. Se te vai a fare la comunione, diciamo sono confessato, faccio una bella comunione, arrivai e ne fai un altro peggio di prima. Non ci sta soluzione a questo. È chiaro che noi peccati non possiamo ricordarceli tutti, d'accordo? Ma quelli che ci ricordiamo e quelli che apprendiamo a essere tali dinanzi alla legge di Dio della Chiesa, o li riconosciamo come tali e nel nostro interiore liberamente diciamo va bene, fino ad oggi è stato così, da oggi in poi ci proverò seriamente a mettere punto, e allora puoi stare tranquillo, qualunque cosa hai fatto entra in confessionale, che la tua veste diventa, come dice la scrittura, bianca come la neve, perché la croce del nostro Signore Gesù Cristo non è aria fresca, cioè i peccati Dio li perdona tutti e non esiste nessun peccato, per quanto grave, che non possa ricevere la misericordia di Dio. Nessuno pensi mai questo, se no riproduce il peccato di Giuda. Pure Giuda, se fosse andato anziché a sud-ovest di Gerusalemme a impiccarsi, se fosse andato a nord-ovest dove c'era il Monte Calvario a piangere i piedi della croce di Signore mio, guarda da un'altra parte, ma fa qualcosa, l'ho fatta grossa quanto una casa, abbi pietà. Giuda sarebbe stato reincorporato al collegio dei dodici, sarebbe stato perdonato tranquillamente. Non esiste peccato grande come quello che ha fatto questo. Però il problema è l'integrità della confessione e il pentimento. Se una di queste due cose manca, e capite, un confessore che non è Padre Pio, io che ne so se chi mi sta, cioè capite, non si può neanche, lo sapete che la Chiesa dice che il sacerdote può aiutare il penitente a confessarsi, però bisogna vedere se il penitente te lo chiede o se è disposto oppure no, perché se tu viene una persona e ti dice io ho fatto questo, questo, questo e questo e nient'altro, a che fai? Gli cominci a fare quarto grado? Lo metti sulla sedia elettrica? Cioè che fai? Cioè questo mi ha detto, questo avrà fatto, quindi quello che non mi ha detto o non ne è consapevole oppure non l'ha fatto, quindi questo mi ha detto io ti assolvo, d'accordo? E se non mi hai detto tutto, peggio per te, perché da quella confessione, ripeto, esci peggio di come sei entrato, capite? Quindi questo, i sacramenti,
spettano alla nostra responsabilizzazione profonda, vanno vissuti bene, specialmente questo da parte nostra, così come se uno non è pentito. Anche a Padre Pio, quando gli dicevano tutti, aveva dei modi a volte un pochino, ma era, dice che era nostro Signore che gli suggeriva di essere un pochino energico con alcuni soggetti, perché sapete, la tecnica del trauma può essere costruttiva in alcuni casi. Ecco perché poi Padre Pio, siccome poi c'era qualche prete, avete visto quella che giocano a fai santi, che aveva sentito e faceva pure lui, dice, tutta Zardaffa, cioè, guarda che io ho filo diretto con il nostro Signore, mi dice lui te fa così, tu no, ti metti a fare il matto, capito? Quando vedeva diceva, tu vattene e torna tra 2 mesi. Che significa vattene e torna tra 2 mesi? Vuol dire che l'hai detto i peccati, ma devi pensare bene una cosa, vuoi smetterla oppure no? Perché se tu mi hai detto che a me San Giove mai, non ti puoi andare a confessare e da domenica prossima ricominciamo le ferie domenicali, d'accordo? Non si può. Quindi Dio ti perdona, per carità, ma ti perdona se tu vado a confessare e da domenica prossima la messa in ferie la domenica non ce la mandano più. Bestemmio come un turco, non dico che, però da oggi cercherò di mangiarmi la lingua piuttosto che bestemmiare. Cioè, noi non è detto che ci riusciamo, d'accordo? Perché nell'atto di dolore si dice, propongo con il tuo santo aiuto, perché non è detto che ci riesci a toglierti subito una cattiva abitudine, però la confessione è sempre fatta sotto gli occhi di Dio. Dio guarda il cuore, cioè se tu sei sinceramente pentito e sei risoluto a provarci, questo basta. Quindi bisogna fare un buon esame di coscienza. Ora, questi elementi formali della confessione, che sono, si chiamano tecnicamente la contrizione oppure attrizione, questi sono termini tecnici. Che cos'è? Il pentimento sincero, quindi riconosco una cosa come male che io ho commesso, ne provo dolore. Io ho avuto la grazia tante volte di vedere le persone veramente piangere, ma non piangere, perché piangere è proprio di dolore, che è una cosa bella, e detestazione per i peccati commessi, guarda, mi fanno vomitare, non li voglio far più. Questo è un requisito per essere assolti. Motivato da cosa? Ecco, la cosa migliore, la cosa più bella è quando è motivato dall'amore di Dio. Cioè tu ti rendi conto che peccando hai follemente trasgredito una volontà che ti si manifesta soltanto per amore tuo. Cioè Dio ti dice fai così e non fare colà. Gli dico sempre, ragazzi del catechismo, dico, ma secondo te? Ma tu dimmi che idea di Dio c'hai, eh? A Dio che gliene importa se tu osserva, fai tutti quanti i compiti riga per riga oppure no? Tu pensi che Dio sta lì come manco professore con registro? Allora, primo comandamento, secondo comandamento, terzo comandamento, bene, non l'ho osservato 3 volte, non l'ho osservato 2 volte, fa così nostro Signore. E poi dici, bene, ma adesso che vogliamo fare? Cioè, un'idea di questo, perché dobbiamo pure fare attenzione alle idee che ci portiamo dietro di Dio. Cioè, se Dio ti dice fai questo e non fare quell'altro, lo fa soltanto per un motivo, per darti una mano, dato che tu non ci vedi tanto bene. A non andarti a mettere un male nei guai, tu! Capito? E disprezzare una cosa di questo genere non è soltanto un atteggiamento da folle, d'accordo? Perché noi non ci rendiamo conto di quanto è grande Dio. Cioè, che se Dio dice una cosa, non si dovrebbe discutere. Ha detto a lui, basta, finito, capito? Se uno ci credesse veramente. Ma è anche una cosa esecrabile, perché tu disprezzi un atto d'amore, d'accordo? Quando uno c'ha quel pentimento più profondo e più bello, che proprio dice Signore, guarda, non ci sono parole, capito? Perché io sono semplicemente un pazzo, un folle. Cioè uno che ha osato contraddirti e che ha osato respingere l'amore che tu hai manifestato e che tu hai manifestato nella passione e nella morte del nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la cosa più bella. C'è una cosa meno perfetta, meno bella, però in alcuni casi è efficace, ho visto anche questa. Quando una persona comincia a credere che l'inferno non è una favola che si sono inventati i preti per mettere paura alla gente, per fare bau bau, così teniamo buoni, ma che purtroppo esiste. E che se tu, perché il discorso è questo qui, se tu pecchi, se tu ti allontani dalla legge di Dio, purtroppo fa parte della rivelazione, è una verità abbastanza inquietante. Io dico sempre che la democrazia cristiana in paradiso non esiste, ma esiste la destra e la sinistra.
Cioè, o stai, Gesù lo dice, o con me o contro di me. Dice, ma non siamo così drastici, un po' tranquilli, al centro, no? Quindi vuol dire che o stai in grazia di Dio, o stai in grazia di Satana, purtroppo, capito? Se non stai in grazia di Dio, anzi, Gesù lo dice, stai in grazia di Satana, chi non è con me è contro di me. Quindi che significa? Significa ogni volta che noi ci ribelliamo alla legge di Dio, ci schieriamo, diciamo amen al demonio. Quell'amen il demonio lo sente molto bene, passiamo dalla parte sua. Il motivo per cui si va all'inferno, purtroppo, e qualcuno all'inferno ci va, ahimè, perché purtroppo l'inferno non è vuoto, come risulta dalla rivelazione e da innumerevoli testimonianze. Non è che uno va all'inferno, rifacciamo l'esempio di prima, perché ecco, abbiamo il signor professore Domine Dio, che sta lì pronto con le braccia conserte, dice, questo, via, all'inferno. Non è così. Ma è se tu, cosa insegna la Chiesa? Chi ci va all'inferno? Chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. Cioè almeno aver invocato la misericordia e il perdono di Dio. Perché? Perché se tu ti metti in stato di peccato mortale, è un atto di consegna della tua anima al demonio. Avete visto che stanno quei matti che vendono l'anima al diavolo, che fanno il patto col diavolo? D'accordo? Queste sono pazzie, d'accordo? Ma guardate che per fare una vendita, una consegna, non una vendita dell'anima, non ci vuole niente. Basta fare un peccato mortale. Non è che sono, purtroppo è così. Cioè è un modo, diciamo, molto esplicito di dire le cose che il catechismo della Chiesa Cattolica ci dice in termini, come dire, un po' più soft, un po' meno traumatici, un po' meno turbanti. Ma così. Allora, se tu muori in questo stato, il demonio si prende quello che è suo e Dio glielo lascia prendere per giustizia, perché tu liberamente hai fatto ciò che non dovevi fare e ciò che Dio ti aveva detto, figlio mio, lascia perdere, non lo fai. Capito? E quindi non hai altro che ricevere quello che tu stesso hai voluto. Punto. Questo, diciamo, che come, ma com'è possibile che Dio, che è così buono, permette che le persone vadano all'inferno? Gesù Cristo è morto in croce perché all'inferno, per quanto riguarda lui, non ci dovrebbe andare nessuno. Capite? Voi sapete che stanno ancora discutendo nella congregazione del culto divino sulla formula della consacrazione del calice, perché la formula della consacrazione del calice in latino dice pro vobis et pro multis et fundetur, non versato per voi e per tutti, ma versato per voi e per molti. Allora, questa è una delle classiche questioni che io non voglio fare, non è che mi sento troppo superbo, ma questa si risolve subito, d'accordo? Perché l'intenzione di Gesù era di versare il sangue per tutta l'umanità o per quasi tutti, secondo voi? Dalla parte di Gesù, per tutti? Cioè Gesù non esclude nessuno a priori. Il problema è, tutti usufruiranno di quel sangue e andranno in paradiso o no? Purtroppo no, questo è sicuro. Quindi se tu dici per tutti, vuol dire che fai riferimento all'intenzione di Gesù, perché Gesù a priori non esclude nessuno dalla salvezza. Se tu dici per molti, vuol dire che prendi coscienza, cioè, cosa è meglio che prendano coscienza i fedeli che ascoltano la tua voce, che Gesù è il Salvatore universale, o che tu devi stare attento perché potresti rischiare di renderlo vano il sangue di Gesù, autocondannandoti ed escludendoti da quello? Cioè, è una falsa questione, se secondo me, basta che tu la, come dire, la spieghi bene. Quindi questa contrizione è proprio l'elemento costitutivo, dolore per il peccato motivato dall'amore di Dio, abbiamo visto, o dal timore delle pene dell'inferno, attenzione, unito al fermo proposito di non più peccare, che è costitutivo. Prendiamo il tema della contraccezione, tanto per far capire, no, alcuni esempi da scuola. Se una donna prende la pillola anticoncezionale, se si va a confessare, è chiaro che deve avere l'intenzione di smettere di prendere la pillola anticoncezionale. Se no, spezziamo una lancia a favore di divorziati risposati, sta nella stessa identica condizione del divorziato risposato
che non vive in casa. Perché i divorziati, gli sposati, non possono fare la comunione? Anche il nuovo prefetto della congregazione della dottrina della fede, mio professore di teologia dogmatica alla Gregoriana, Lataria, cardinale, prossimo cardinale Lataria, la spiega. Non è un problema che tu dici: ah, questi sono troppo cattivi, niente comunione, perché sono i più peccatori di tutti. Non è così. Sapete perché un divorziato risposato non può fare la comunione? Per lo stesso motivo per cui una coppia di fidanzati, che vivono ognuno a casa sua, se hanno rapporti prematrimoniali, non possono né essere assolti né fare la comunione, allo stesso identico modo. Lo sapevate questo? Solo che, fanno? Fanno i furbetti, perché vanno, non lo so, al santuario, vado al Divino Amore, mi confesso, dico: oh, ho avuto rapporti prematrimoniali, ah figlio mio, mi raccomando, non lo fare più, no, non lo faccio più, non lo faccio più. Fanno la comunione. Dopo due mesi vanno a San Giovanni Rotondo: oh, no, ho avuto rapporti prematrimoniali, ma mi raccomando figlio mio, non lo fare più, non lo faccio più. Quali sono le altre confessioni? Sono tutti sacrilegi, tutti quanti. Capito? Ecco perché io a volte mi arrabbio un po', anche un po' tutte le questioni, la diamo sta comunione o non la diamo. Il problema è questo qui: non si può dare nessuna comunione a chi non è pentito dei peccati. Se tu, come dire, mantieni in atto una situazione di peccato, ma questo è lo stesso motivo, cioè non può essere assolto e non può ricevere la comunione un penitente. Questo anche questo è soltanto il Padre Eterno. Se tu non vai a messa la domenica, ti confessi e non c'hai nel cuore l'intenzione di riprendere da messa la domenica, la confessione è nulla, è sacrilega, la comunione ci fai sopra, è un altro sacrilegio, capito? È la stessa cosa del divorziato risposato, uguale. Non ci stanno le categorie dei grandi peccatori e dei piccoli peccatori, il concetto è sempre lo stesso. Per accedere alla comunione, stavolta lo vedremo la prossima volta, devi stare in grazia di Dio. Per stare in grazia di Dio, in presenza di un peccato grave, ci deve essere pentimento, dolore d'averlo fatto e proposito di non commetterlo più. Se no, ha voglia, il prete poverino che sta al Divino Amore, che viene il ragazzotto a dire: ho avuto rapporti matrimoniali, quello dice, è venuto al santuario, cioè, lo esorterà, gli farà una tiratina d'orecchie, dopodiché dice: va bene, dammi la soluzione, e quello la sorte. Ma se tu non c'hai nessuna attenzione che la sera dopo ricominci la musica con la fidanzata, capito? Per carità, sei posto e santottino, rivoluzione sessuale, non ci vedi niente di male? Io capito, una persona che conoscevo me lo raccontò tanti anni fa, trovò finalmente un prete come Dio comanda, questo aveva... Si era reinterpretato, questa è una cosa che molti giovani fanno, la morale al proprio uso e consumo. Allora, capito, una volta in un santuario trova un prete e dice: non aveva detto niente riguardo il sesto comandamento. Sto prete, stando in un santuario, grazie a Dio, insomma, in un santuario uno sta un po' più blindato, con molta delicatezza disse a questa persona che io conoscevo, dice: chiaramente sulla purezza è tutto ok, giusto? Lo vedeva un giovanotto, è una domanda molto molto garbata, insomma, no? Dice: insomma. Come insomma? No, è che io con la mia fidanzata, insomma, siamo innamorati, quindi viviamo tranquillamente, ma noi non ci vediamo niente di male, tanto poi ci sposeremo. Dice: ah figlio mio, per carità, padronissimo che non ci vedi niente di male, per carità, il problema è che tu non ci vedi niente di male, ma lo nostro Signore sì, e questo non è che c'è qualcosa di male, qui c'è molto di male. Quindi tu adesso torni a casa, ti fai una bella preghiera, ti fai una bella, parli un po' con la tua fidanzata e vedete quello che volete fare per il futuro, perché altrimenti non puoi né fare la confessione né fare la comunione fino a quando non ti sposi. Così facciamo un po' di giustizia, se no sti cuori divorziati e sposati mettiamo un croce solo a questi o i conviventi, cioè i conviventi non fanno altro che rendere pubblica questa situazione, è la stessa cosa. Chi è sposato al comune c'ha un po' più di coraggio, perché almeno si prende responsabilità davanti agli uomini, d'accordo? Anche se non ha capito il valore del sacramento. È un atto un po' meno incosciente, d'accordo? Perché il convivente, da oggi a domani, via, se se ne va per conto suo, volendo anche senza prendersi nessuna responsabilità, capito? Ma il principio morale, perché tu hai un convivente? Se due conviventi dicono: va bene, viviamo come fratello e sorella fino al giorno del matrimonio, e hanno deciso di sposarsi, possono essere assolti anche subito se promettono di vivere come fratello e sorella fino al giorno del matrimonio, non c'è nessun problema.
due persone sono sposate al comune, promettono di vivere con fratello e sorella fino al giorno del matrimonio, non vogliono aspettare il giorno del matrimonio per rifare per i primi sacramenti, nessun problema. Due fidanzati fanno i bravi fino al giorno del matrimonio, nessun problema. Capite? Il problema è questo, è la situazione di peccato. L'accusa dei peccati, quando sono mortali, la Chiesa ci dice che va fatta bene, quindi per specie, numero e circostanza, buon esame di coscienza, e la Chiesa raccomanda la confessione frequente anche dei peccati veniali e imperfezioni, questo chiaramente attiene alla perfezione. Quando confessarsi? Chiudiamo rapidamente, ci siamo dilungati parecchio. Allora, ci sono delle circostanze in cui confessarsi è obbligatorio. Se si vuole fare la comunione sacramentale e si è coscienti del peccato mortalmente, è indispensabile confessarsi. Non si deve mai fare la comunione senza essersi confessati, se si è consapevoli di aver commesso anche un solo peccato mortale. La Chiesa dice anche che è obbligatorio confessarsi a Pasqua e in punto di morte. Anche qui, purché ci si confessi recentemente, adesso in punto di morte è importante confessarsi. A Pasqua c'è l'obbligo di confessarsi, purché sia una confessione ovviamente fatta bene, quindi non per forza, e non che uno va a confessarsi tanto perché si è confessato, ma che digli al confessore. Ecco. Chiaramente se si fa la comunione frequente, lo vedremo la prossima volta, che è una cosa molto lodevole, è quanto mai raccomandato, per non dire necessario, fare la confessione frequente. Quindi, la frequenza può essere mensile, che è una buona cosa, o se uno vuole proprio diventa santo, anche più frequente, anche settimanale. Bene, ci fermiamo perché dopo dovremmo avere un altro capitolo, non sono abbastanza grande, però pensavo insomma che io credo che sia importantissimo per i fedeli imparare ad usare bene questi sacramenti, perché la metà del nostro cammino di santificazione e di conversione si fa imparando a usare bene i sacramenti che si possono ripetere, che sono le grazie, i doni più grandi che ci ha fatto nostro Signore Gesù Cristo e i primi che devono essere valorizzati. Appuntamento, se Dio vuole, al mese prossimo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.